se Puccini avesse perso le nottate con i tweet, come fa qualcuno oggi in Italia a perdere tempo. Le cose belle della vita, la musica, la cultura, richiedono sacrificio, impegno. E chi banalizza queste cose è un idiota. Punto. E basta, senza che perdiamo tempo. Poi i fatti, la storia, si incaricheranno, come sempre, di dimostrare che i palloni gonfiati si sgonfiano, prima o poi. E prima o poi la realtà impone le sue leggi.